Buonasera a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per esservi connessi ed essere qui con noi per questo nuovo appuntamento. Prima di cominciare, se avete piacere e non l'avete già fatto, vi invito a seguire i canali social di Fedinsieme, ossia le pagine Eventi Spiritual di Facebook, Instagram e YouTube. L'incontro di oggi è il terzo del ciclo di presentazione di opere letterarie ideato da, lo ricordo, da Giuseppe Cicogna e vi ricordo è organizzato da Fedinsieme con il sostegno dell'associazione Interdependence e dalla casa editrice Elysianthus. Questo, vi ricordo, è un ciclo di quattro incontri, quindi siamo al penultimo. Il primo, se non ricordo male, l'abbiamo tenuto a fine 2021 con la presentazione del libro del professor Silvio Calzolari, Il principio del male nel buddismo, mentre il secondo, Panicare il Giappone, del dottor Giancarlo Vianello, si è tenuto qualche mese fa. Questi incontri li potete rivedere sulla pagina Facebook e YouTube Eventi Spirituali. L'incontro di oggi, invece, ci vede impegnati a conoscere ed approfondire un'altra opera letteraria intitolata Le vocazioni adulte del carissimo Monsignor Giuseppe Anfossi. Opera edita dalla casa editrice Elysianthus. E sono qui con me. Anzi, con noi, con me Giuseppe, per accompagnarci in questa avventura, carissimo amico Luigi Berzano, professore emerito di sociologia dell'Università degli Studi di Torino. Ci sarà, è un po' in ritardo, Hermis Segatti, professore presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Bhante Dharmapala, monaco buddista, filosofo, presidente di Interdependence, nonché carissimo amico, Monsignor Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, rettore del seminario regionale piemontese delle vocazioni adulte dal 1975 al 1984, e poi il collega Marco Novara, responsabile dell'ufficio stampa e del Dipartimento di Etica, Legalità, Tutela dell'Immagine e Rapporti Istituzionali della casa editrice Elysianthus. Vi dicevo, qui con me a moderare l'incontro l'amico Giuseppe Cicogna non può mancare, anche perché l'ha ideato lui, e se manca, manca chiaramente il perno principale dell'evento. Buonasera a tutti voi. Prima di cominciare ancora una cosa, vi ricordo a chi ci sta seguendo, sia nella diretta Facebook che nella diretta YouTube, che al termine degli interventi dei relatori verrà dato spazio alle vostre domande. Pertanto, se volete, vi invito a scrivere, sin d'ora nei commenti delle dirette le domande da porre ai nostri relatori di oggi. Inizierei rompendo il ghiaccio con una domanda al nostro autore, al Monsignor Anfossi. Monsignore, le chiedo cosa l'abbia portato a scrivere Le vocazioni adulte? Ho fatto questa esperienza quando ero giovane prete e ho scoperto delle cose alle quali io non ero sensibile, che non conoscevo. Questi ragazzi avevano tutti un'esperienza o di studio o di lavoro, sono entrati in seminario. Cosa l'abbia portato a Qualcuno scrivere? mancava di studi medi superiori, qualcuno invece era laureato. Devo dire che mi hanno fatto fare un'esperienza nuova. Loro, per esempio, mostravano di rifiutare il seminario tradizionale troppo incentrato sulle devozioni, sulla preghiera quindi poco monastica, poco contemplativa, poco guidata dalla parola di Dio. Nella loro contestazione, il post-seminario, uno stile nuovo che era in armonia con il Concilio Vaticano II. Devo dire che il tema su cui mi hanno fatto riflettere di più è il lavoro che loro avevano fatto quando era lavoro professionale, direi il valore umano del lavoro professionale. Un aspetto della vita a cui, un valore umano a cui i preti non erano sensibili e loro hanno mostrato invece una notevole sensibilità,
e si sono anche domandati se devono continuare a lavorare mentre studiavano teologia, e si sono fatti anche la domanda se il prete, diventato prete, poteva fare il lavoro professionale. Dunque, questa esperienza mi ha fatto scoprire che è molto importante in un seminario di vocazione adulti lavorare sulle loro esperienze fatte prima. È un problema di rispetto, rivivere, rileggere le esperienze precedenti, magari anche correggerle, però dare importanza alle esperienze fatte prima di entrare. Abbiamo un problema di connessione, forse. Non so se il Monsignore ha concluso. Sì, ho concluso. Ok, perfetto. Ok, perché per un attimo si era fermata l'immagine, quindi non riuscivo a capire se si era fermata per un problema di connessione oppure avesse concluso. Questo libro getta luce su queste vocazioni adulte, ci spiega che cosa sono e ci racconta qualche esperienza. Chiedo a Marco, che oggi qui rappresenta la casa editrice, di condividere con noi cosa questo testo può trasmettere al lettore, secondo te. Grazie, grazie Francesco, e innanzitutto un grazie da parte del lettore. Il lettore è un editore giovane, ma con, diciamo, delle solide basi alle spalle, perché entrambe le socie sono nel mondo dell'editoria, ognuno nel suo modo, una come con un'agenzia fotografica e un'altra come scrittrice ormai da decenni. Ed ecco che nasce la casa editrice Lisiantus, e la casa editrice ha come collana la cura dell'anima. Ecco che all'interno di questa collana si è accolto a braccia aperte il libro di Monsignor Anfossi, che qua lo faccio un attimo vedere, Le vocazioni adulte, perché la Lisiantus Editore ha accolto a braccia aperte questo libro? Per due motivi. Uno, perché è veramente un testo importante, perché non è un testo che riguarda il passato, è un testo, come dice il sottotitolo, innovativo. Ancora oggi molte sono le vocazioni adulte, ancora oggi bisogna, diciamo, coltivare questo aspetto importante. Ricordiamo solo che dei 4 sacerdoti che sono stati ordinati, appunto, sacerdoti qualche settimana fa qua nella diocesi di Torino, 2 di queste sono vocazioni adulte. Ma le vocazioni adulte, non solo nella cristianità, nella Chiesa Cattolica, c'è un taglio assolutamente trasversale a 360 gradi, perché le vocazioni adulte è un argomento che interessa, che deve interessare non solo i cristiani, ma tutte le religioni e tutte le vocazioni. E poi c'è una questione un po' mia personale, perché ho frequentato gli studi in seminario, seppur nel seminario minore, e quindi a maggior ragione quando Monsignor Anfossi ci ha proposto questo testo, l'abbiamo tutti letto, e io personalmente ero veramente anche entusiasta di questo saggio, di questo libro pieno di ricordi, ma un libro che dà spunto di riflessione per il passato. Una nota così tecnica: il libro ovviamente è presente in tutte le librerie, sia online ma anche fisiche, librerie tradizionali, e quindi si può, diciamo, trovare facilmente. Ecco, questo, spero di aver risposto in maniera completa alla tua domanda. Ecco, grazie. Grazie a te, Marco. Grazie mille davvero, quindi si è capito, buonasera a tutti innanzitutto, per essere qui in questo momento, si è capito che questo testo può trasmettere dei concetti importanti sul soggetto delle vocazioni adulte, anche da un punto di vista proprio umano e personale. Probabilmente molto molto profondo, ma ovviamente non vogliamo dire molto sul libro perché vogliamo invitare alla lettura. E mi rivolgo invece in questa domanda a Luigi Berzano,
in quanto sociologo, perché lui, oltre a essere parroco della comunità di Valle Andona, come sappiamo, è un accademico, sei un accademico, un sociologo. E quindi è al sociologo che chiedo di fare il prossimo intervento, spiegandoci in breve il fenomeno, anche da un punto di vista sociologico, delle vocazioni adulte. Luigi. Beh, il fenomeno comprende negli anni 70-80 un insieme di esperienze assolutamente innovative che fanno di questo libro del vescovo Giuseppe Anfossi una risorsa preziosa per capire il passato, ma direi anche per anticipare il futuro. E ma perché questo libro è così prezioso e perché le vocazioni adulte hanno rappresentato un'esperienza assolutamente felice? Perché fino agli anni 1970-1980 la formazione del clero, dei presbiteri, dei preti cattolici, avveniva nelle modalità che erano state previste dal Concilio di Trento. Il Concilio di Trento apre nel 1545 la struttura della Chiesa cattolica oggi, che con mille difficoltà nelle sue strutture, è comunque il prodotto esattamente dell'innovazione del Concilio di Trento. Ma quindi fino a quegli anni 1970-80 le vocazioni iniziavano a 12 anni. Io stesso ho cominciato a fare le medie e poi il liceo e poi la teologia, e essendo entrato in seminario a 12 anni. E quindi tutto questo indica già possibili limiti della formazione. Se c'è un punto che è ricorrente nel preziosissimo volume del vescovo Giuseppe Anfossi, è l'insofferenza delle vocazioni adulti che lui riceveva nel seminario per il clericalismo. Ecco, se c'era una cosa che urtava la formazione di queste nuove vocazioni adulte, era il pericolo di essere clericali. Ora, il clericalismo spesse volte nasce perché si vive tutta la vita in un unico mondo. Quindi il ragazzino che entra con i pantaloni corti a 12 anni in seminario e poi ne esce a 24 anni prete, e chiaramente porta tutti i limiti di un'unica formazione. Quindi direi che il volume del vescovo Giuseppe Anfossi è prezioso perché getta una luce su quello che è stata quella sperimentazione. Una sperimentazione che, se potrò poi dirla ancora un altro intervento, che seguiva esattamente questi due principi. E non si tratta di imitare Gesù, ma si tratta di seguirlo. L'imitazione è una ripetizione passiva. Seguire questo giovane rabbi della Galilea invece ha un aspetto positivo di creatività, ma su questo aspetto della creatività, come seguire il maestro, e se posso poi intervenire ancora anche dopo. Grazie. Grazie a te, Luigi, professor Berzano, per questo intervento. Il testo di oggi ci regala indubbiamente l'occasione di approfondire un fenomeno che investe non solo il cristianesimo, è già stato detto, ma anche altre religioni. Quindi per un attimo uscirei dal contenuto del testo che stiamo presentando oggi per allargare la nostra visuale rispetto al fenomeno, e quindi mi rivolgo all'amico Bante Dharmapala chiedendo di condividere con noi qualcosa inerente alla vocazione adulta in altri contesti e soprattutto naturalmente nel contesto del buddismo. Grazie Giuseppe, grazie Francesco e buona giornata a tutti. Sì, io ho letto con molto interesse questo libro e leggendolo mi chiedevo effettivamente quali confronti si sarebbero potuti fare con altri mondi. Beh, naturalmente qui bisogna fare una premessa che
come dire, i mondi non sono solo diversi dal punto di vista delle convinzioni e delle tradizioni, ma sono diversi anche, diciamo, per la tipologia delle istituzioni religiose. Ad esempio, nel mondo buddista non c'è il clero secolare, ecco, non ci sono i sacerdoti, ci sono propriamente i monaci. Potrei dire che nel mondo indù c'è tutta una casta sacerdotale, che però in quanto casta evidentemente segue vie un poco diverse, ecco, no? Cioè, si diventa ad esempio brahmani essendo figli di brahmani, e l'appartenenza a un ceto conferisce un certo ruolo, in questo caso propriamente rivolto al religioso. Ecco. In ogni caso, per quello che riguarda il monachesimo buddista, che naturalmente dovrebbe essere visto in rapporto alle diverse scuole, ai diversi mondi in cui il Dharma è penetrato, ma dunque si può fare qualche considerazione, che io faccio soprattutto a partire dalla tradizione a cui propriamente appartengo, quella Theravada, e con in particolare riferimento allo Sri Lanka, che non è un luogo qualsiasi, un luogo che ha avuto un ruolo particolare nella diffusione plurimillenaria del Dharma. Ecco. Qui mi riallaccio a quello che diceva poco fa Luigi Bersano. Anche qui la tradizione è delle vocazioni precocissime, anzi prima ancora, insomma, bambini di 8, 9, 10 anni, tutt'oggi, decidono di diventare monaci, ecco, evidentemente avvertendo qualche cosa di complesso che non potremo mai sufficientemente analizzare, perché sicuramente agisce un certo modello sociale che tuttora circondato, caratterizzato da un prestigio forse superiore, non paragonabile con quello di altre figure religiose, e poi agiscono in profondità altre motivazioni che vengono nel linguaggio della tradizione considerate di tipo karmico, ecco. C'è effettivamente il fenomeno delle vocazioni adulte. Ad esempio, io ho un amico monaco singalese, il quale era stato da bambino in monastero, poi, insomma, in questo caso, perché vedete, il mondo è complesso, rispondendo forse a un'esigenza, un richiamo familiare, era l'unico figlio maschio, eccetera, si è sentito in dovere di, come si dice, ritornare nel mondo, ha vissuto le sue esperienze, poi a un certo momento della vita, relativamente ancora giovane, però avendo già avuto una sufficiente esperienza, sia in Sri Lanka, sia poi in Occidente, ha deciso di ritornare a essere monaco, ecco, e quindi si è, come dire, riconfigurato in questo modo, evidentemente non beneficiando di tutta una lunga e complessa formazione di cui che è caratteristica dei monaci che diventano tali da bambini, ecco, però in ogni caso, ecco, assumendo questo ruolo. Quello che forse però è più interessante, in cui io mi sento coinvolto, pur essendo un occidentale, evidentemente, io sono una vocazione più caduta, ecco, più che, insomma, sufficientemente matura, diciamo. Ecco. È un fenomeno che caratterizza effettivamente persone nell'Oriente e corrisponde a qualche cosa che è previsto proprio dalla tradizione. In questo caso c'è una certa comunanza tra il mondo buddista e il mondo indù. Ad esempio, nel mondo indù, dove ci sono proprio le fasi della vita, ecco, no? Dove uno
da giovane, da ragazzino, almeno per quello che riguarda i brahmani nella tradizione, va a vivere nella casa del maestro, lo serve e compie tutto un percorso formativo. Poi a un certo punto invece si sposa, mette al mondo figli, insomma vive la vita adulta propriamente, e poi a un certo momento, quando i figli sono diventati grandi e ha esaurito i propri compiti sotto questo aspetto, e si dice va nella foresta, talvolta con sua moglie, talvolta solo, ecco. E quindi, come dire, inizia a un nuovo ciclo della vita in cui si dedica a quello che davvero più conta, e talvolta diventa a sua volta maestro, nella sua casa ospita allievi e via dicendo. Ecco, nel mondo buddista, dove appunto c'è l'istituzione monastica che sovrasta in genere l'intera società, avviene tutt'oggi che alcune persone che hanno avuto una, ad esempio, ne ho conosciuto una, hanno fatto il loro percorso professionale, ecco, in questo caso sono andati in pensione, ecco, no? E allora diventano monaci. Ecco, io ho seguito questo percorso, ecco, ho sempre pensato che la mia vita avrebbe dovuto avere una svolta quando avessi raggiunto una certa età, i miei figli fossero stati adulti, ed effettivamente, per quanto in condizioni molto particolari, perché qui in Occidente in un certo senso c'è tutto un percorso che appena gli inizi ed è in gran parte da costruire, e vedrà soluzioni anche nuove, diverse da quelle della tradizione, ecco, ebbene, mi sono trovato a vivere questo. Ecco. E quindi mi sentirei di dare questa naturalmente ogni io ho citato queste tre possibili esperienze, ciascuna di esse ha la sua ricchezza e anche la sua diversità, a talvolta anche la rinuncia ad aspetti della formazione. Ecco, io non ho assolutamente vissuto come dire, tutta la formazione di chi diventa monaco da bambino, ecco, che è qualcosa che è qualcosa da capire, perché ad esempio avviene ancora secondo un modello antichissimo, quello della tradizione orale, per cui ad esempio i sutra vengono imparati a memoria, si impara a salmodiarli, ecco, cioè entrano a far parte proprio della memoria profonda, ecco, e da quello si può attingere continuamente gli insegnamenti, ecco. Io non potrei mai, ecco, come dire, far parte di questo, perché evidentemente vengo da un mondo diverso e che come dire, e si accosta ed entra nella corrente della tradizione, però con una specificità diversa e che, così, con caratteristiche che mi sembrano abbastanza evidenti, ma su cui magari poi eventualmente, se la seconda domanda me ne darà l'opportunità, mi soffermerò maggiormente. Grazie Claudio. Hai aperto un po' gli orizzonti. Monsignor Afolsi, in questo testo fa molti esempi di vite vissute, un po' come hai fatto tu adesso, parla di esperienze di sacerdoti. Sono ricordi. Abbiamo parlato fino adesso di vocazioni. Il testo parla di vocazioni adulte, affrontando il tema della cosiddetta chiamata.
quella nei film si chiama Chiamata, e non solo. E mi domando, che cos'è esattamente una vocazione? Che cosa si prova quando si è chiamati, e soprattutto rispetto al testo che oggi presentiamo, chiedo al Monsignor Anfossi, pensa che possa essere questo testo di sostegno a quanti stanno affrontando la cosiddetta chiamata? Oh, non li vedo più. Non li vedo più, sono saltati. Non so, andrei oltre a questo punto. Non vedo neanche l'arrivo di Don Hermes. Oggi abbiamo dei problemi di connessione, non da poco, quindi. Se vuoi, Francesco, procediamo con la prossima domanda a Luigi e poi torniamo su... Sì, va bene, facciamo così. Va bene, se vuoi. Sì, sì, procedi pure, dai. D'accordo. Allora, abbiamo detto prima che il fenomeno delle vocazioni adulte non riguarda solo il cristianesimo. Lo chiederemo poi anche a Monsignor Anfossi, percorrendo il solco tracciato dalla precedente domanda rispetto al contesto buddista, cioè cosa vuol dire vocazione. E mi verrebbe a questo punto di porre anche a Luigi, poi ripeto, porremo questa domanda a Monsignor Anfossi, anche a Luigi la stessa domanda, ma vorrei anche approfondire altri aspetti delle vocazioni adulte. Rimarrei quindi nel solco tracciato dalle precedenti domande e chiedo, nel testo viene molte volte affrontata l'importanza della formazione anche umana dei seminaristi. Sicuramente la formazione è un momento importante, non di poco conto, nella vita di un uomo di fede in generale, per chi ha avuto una vocazione soprattutto, ma per chi ha vissuto una vocazione adulta a maggior ragione. Questo percorso formativo, quanto è importante per mantenere viva la fiamma della vocazione, secondo te, Luigi? Scusa, sono collegato. Noi ritroviamo una lunga sequenza di giovani che poi sono diventati preti, che poi hanno scelto il lavoro della fabbrica, delle figure assolutamente esemplari. E qual è l'elemento formativo che ha reso queste figure così significative? Comunemente ci sono due verbi per spiegare tutto questo. Uno è quello di imitare il maestro, imitare Gesù. L'altra è quella di seguire Gesù, seguire il maestro. Ora, a me pare che questi due verbi siano fondamentalmente diversi. Imitare vuol dire esattamente avere un modello davanti da ripetere nei tempi, nelle situazioni, in epoche diverse, in contesti diversi e così via. Questo è l'imitazione, imitare. A mio avviso, quello che ha rappresentato l'aspetto significativo, il carisma di questo fenomeno delle vocazioni adulte, è stato invece quello del seguire. Seguire il maestro, seguire Gesù, vuol dire avere scoperto il suo messaggio e questo messaggio attualizzarlo però a seconda dei tempi, a seconda dei contesti. Si attualizza il messaggio evangelico adattandolo esattamente alle situazioni. Ora, questo mi pare che sia l'aspetto significativo delle vocazioni adulte che il Vescovo Giuseppe Anfossi ci presenta in questo suo volume. Sono figure che hanno una grande connotazione di creatività, che hanno avuto la capacità di adattarsi e di adattare il messaggio evangelico in contesti diversi, soprattutto nella classe operaia. Il campo che era sognato da tutte le vocazioni adulte era quello di fare l'operaio, l'assalto di classe, si diceva in quel tempo. Ora, tutto questo richiedeva innovazione, richiedeva creatività,
E io vorrei ripetere una categoria che spesse volte anche in queste trasmissioni online abbiamo già ripetuto. Vuol dire scoprire il 71esimo senso. Noi sappiamo che ogni ebreo pensava che nel mondo tutte le cose avessero 70 sensi, non un senso unico. Ci sono 70 sensi che ognuno, a seconda di dove vive, assegna alle cose. E il messaggio evangelico invece rappresenterebbe questo carisma del maestro della Galilea, Gesù, di dire che ce n'è ancora uno in più, un 71esimo senso, che è quello della profezia, che è quello del, se vogliamo, anche del messaggio rivoluzionario. Ora, questo mi pare che sia il dato tipico delle vocazioni adulte. Questi sono diventati preti, presbiteri, che hanno rappresentato un 71esimo senso. Ora, tutto questo, peraltro, noi lo troviamo nel Vangelo. Io leggevo ancora in questi giorni nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, Gesù diceva ai discepoli: se voi mi seguirete, se ricorderete le mie parole, le capirete tutte, ma ne capirete anche qualcuno in più. Sono due righe, sono affascinanti. Gesù diceva ai discepoli che avrebbero dovuto ricordare quello che lui diceva, ma avrebbero scoperto con lo Spirito altre cose in più. Ecco, direi che le vocazioni adulte che presenta il volume del Vescovo Giuseppe Anfossi rappresentano delle cose in più che il messaggio evangelico conteneva, ma che poi la coerenza di questi presbiteri nuovi hanno poi realizzato. Grazie davvero Luigi. Francesco? Non ti sentiamo, Francesco? Oggi abbiamo problemi di... vari problemi. Riprenderei e darei la parola a Monsignor Anfossi. Ripeto la domanda se, non so, col problema di connessione forse si è persa. La sintetizzo. Parlando di vocazioni, la domanda che sorge spontanea è chiaramente che cosa siano queste vocazioni, che cosa si prova quando si è chiamati e soprattutto se questo testo che oggi stiamo presentando può essere di aiuto a chi sta affrontando la chiamata. Una adulta che io ho conosciuto era portata dentro uno spirito giovanile molto forte. Erano delle persone che comunicavano una passione per il mondo, per la gente, delle persone che volevano bene alla gente. Alcuni di loro avevano più voglia di dedicare la propria vita a Dio, quindi partivano da una esperienza di fede forte. Altri invece, forse più numerosi, volevano mettere la loro vita a servizio della gente, a servizio del popolo di Dio, al servizio dei più poveri, tra quelli che vivono, sono soprattutto gli operai. Avevano preso uno stile molto povero, vivevano con pochi soldi, vestivano in modo molto semplice, vivevano davvero un sentimento di povertà che era facile per loro, perché significava mettersi vicino alla gente e condividere la vita della gente. Loro portavano una passione che io dico sensibilità ai valori umani. Uno di loro, per esempio, diceva: leggiamo in San Paolo che per diventare vescovo devi essere stato un buon papà e un buon marito. Dunque il valore dell'esperienza umana per loro era molto molto importante. Non solo quello del lavoro, ma anche quello della relazione umana, della capacità di farsi vicino alla gente, di capirla, di interpretare il mondo nel quale noi viviamo.
E tutto questo con una carica di ottimismo. Allora, la vocazione è soprattutto un sentimento che uno sente nella propria coscienza, è una specie di passione che tu ti trovi dentro, che spiega perché sei entrato in seminario e perché vuoi diventare prete. Loro mi colpirono con la forza che mettevano in tutto quello che dicevano, in tutto quello che loro facevano. Io ho imparato da loro avere rispetto dell'esperienza umana e in generale di tutte le esperienze che definiscono un uomo e una donna adulta. La passione che loro mettevano e che si traduceva, come ho detto, anche uno stile di vita semplice, nel divertimento, nella lettura del giornale, nella lettura di un libro, nello studio che facevano. Il loro studio era fatto con una certa passione umana, selezionavano dunque i messaggi che loro ricevevano, perché ne guardavano la ricaduta sulla qualità umana del prete e della sua relazione con le persone. Ecco, io devo molto al contatto con questi ragazzi. Mi hanno trasmesso un profondo rispetto del cammino che fa un uomo, una donna, un uomo e una donna adulti. Grazie, Monsignore. Vedo che si è connesso Don Hermis e mi è sparito dalla... Eccolo qui. Eccolo qui, ciao Hermis, ciao. Ben trovato. Ciao, bene, siamo ciao, online, ciao a tutti. Abbiamo già parlato un po' di questo libro. Hermis, sei appena arrivato, direi di subito coinvolgerti e chiedere a te un intervento. Sì. Rispetto al fenomeno delle vocazioni adulte, ti chiedo una considerazione su un aspetto un po' delicato. Riprendo prima alcune parole del testo di Monsignor Anfossi, in cui viene detto, viene riferito che indubbiamente la vita è intrisa di gioie, sì, ma anche di sofferenze, fatiche, frustrazioni. Quindi una domanda che sorge affrontando il tema delle vocazioni, soprattutto quelle adulte, è questo. Quanto spesso dietro una vocazione può celarsi, tra virgolette, lo zampino di un desiderio consapevole o no di autoaffermazione, oppure più semplicemente una via di fuga da quelle sofferenze e dalle fatiche della vita? Ti faccio questa domanda in ragione della tua esperienza come insegnante, come docente nei seminari delle vocazioni adulte. Sì, ma devo dire che in un certo senso, data l'epoca in cui io entrai nel seminario, cioè nel periodo preconciliare, ma alle soglie del Concilio Vaticano II, le vocazioni adulte erano un po' un effetto sorpresa, inatteso, e io stesso, che non avevo percorso l'intero iter ormai considerato dopo tanti secoli ordinario, cioè dall'infanzia fino alla scuola media superiore per entrare poi in seminario di teologia, eccetera. Le vocazioni che maturavano già anche all'epoca in cui sono entrato io, cioè dopo il ginnasio, vale dire nel liceo, suonavano allora chiaramente come delle vocazioni adulte, mentre invece io penso che le vocazioni adulte di cui voi avete parlato sono quelle dopo il Vaticano II, che erano considerate, direi, molto più vicine all'età vera e propria adulta, e quindi, diciamo, dai 20 anni in su, dai 25 anni in su, addirittura anche dai 30 anni in su. Ma adesso, tornando però alla questione che tu mi hai posto, il fatto di vedere il diventare prete come una meta di affermazione o di ambizioni oppure anche di frustrazioni o che altro mai dir si voglia, a mio modo di vedere deve essere dato quasi per scontato, aggiungendo però una variabile fondamentale, che la figura del prete nel pre-Vaticano, nel Vaticano II e nel dopo Vaticano II è passata la figura del prete da
tra virgolette prestigiosa, almeno in alcuni ambiti, ha problematica. Quindi se uno vuol porre la domanda all'interno della prospettiva dell'affermazione di sé, di chi entra in seminario, poi diventerà prete, poi farà strada in un certo modo, chi la pone in questi termini, secondo me, si predispone a delle frustrazioni di percorso, perché può essere nato con un'ambizione di diventare ciò che poi gli diviene problema, in quanto non è più realizzazione, ma semmai non è più ben accolto dall'ambiente, dalla società e da quant'altro mai. Infatti io credo che una parte di vocazioni siano andate fallite perché non rispondevano più al sogno che uno ne aveva nell'epoca in cui era all'inizio, aveva all'inizio della sua vocazione. Se poi vogliamo protrarre questo sguardo un po' più in là nel tempo, se vogliamo anche un po' più indietro, bisogna dire che questa ambizione di far diventare uno prete in famiglia non era una cosa del tutto naturale in molti ambienti, al punto tale che si dava per scontato, ad esempio, che nei seminari minori una parte di coloro che erano lì erano stati mandati dai genitori perché dalla povertà in cui erano, in cui non sarebbero mai approdati a nulla dal punto di vista, diciamo, della cultura, della posizione sociale, erano spinti dunque dalla famiglia stessa: vai, studia e poi se vuoi diventare prete lo diventi, ma intanto però ti prendi in mano qualcosa. Nell'ambito soprattutto contadino, di diffusa povertà, la vocazione sacerdotale era spesa e anche inoltrata, spinta dall'ambiente, oltre che dalla famiglia, come un gradino della scala sociale. E poi però, se uno si pone la domanda più in profondo rispetto a ciò che stava dietro l'interrogativo esplicito tuo, Francesco, no? E si dice: che cosa potevano rappresentare di vocazione problematica proprio le vocazioni adulte nello specifico di questa dimensione un po' sorpresa, un po' nuova nella Chiesa intorno al Concilio? Che cosa poteva esserci di problematico? Beh, direi che qui la cartina è piuttosto incerta, no? È improbabile. Si potevano trovare delle persone alle quali avevano problemi di carattere, di identità, di se stessi proprio, no? O di comunicazione con la società in cui si viveva, per cui entrare a diventare prete poteva rappresentare un'ancora di garanzia, sicurezza, ma soprattutto a livello personale, prima che, come era forse precedentemente, a livello di riconoscimento collettivo e di società. E allora sono, direi, le vocazioni adulte in qualche modo sono poi si sono diluite nella loro specificità, almeno a quanto ne ho io la percezione, di quelli che erano i problemi normali delle vocazioni ormai che entravano in seminari, adulti o non adulti che fossero, cioè il fatto che i problemi dell'identità personale a fronte di un mondo che richiedeva solidità di convinzioni, richiedeva solidità nella propria conduzione di sé, capacità di essere rispetto alla non accettazione collettiva e quant'altro, rappresentavano la cartina normale di tornasole vagliata dai direttori spirituali, dai superiori e quant'altri mai. E cioè, per dirlo in una parola molto, molto, diciamo, corrente, dalla condizione speciale di vocazione adulta si entrava nella condizione normale di vocazioni adulte o non adulte che fossero nella società moderna, o se si vuole ancora di più in quella contemporanea, in cui il prete deve darsi una identità che richiede una preparazione personale e una capacità di gestione anche della propria fede che forse nelle generazioni precedenti, adulti o non adulti che fossero, non era poi così marcata, perché suppliva il riconoscimento d'amblée complessivo dell'ambiente in cui tu ti trovavi. Grazie. Dunque, abbiamo parlato prima
riprendo un po' il discorso che con te abbiamo intrapreso, Hermes, chiedendo a Bhante Dharmapala. L'abbiamo detto prima, il fenomeno delle vocazioni non riguarda solo il cristianesimo. Quindi a te chiedo, percorrendolo il solco tracciato quindi dalla precedente domanda, rispetto al contesto buddista, cosa vuol dire vocazione, cosa si prova, cosa si attraversa e soprattutto se anche nel buddismo si possono verificare quegli aspetti che ci diceva prima Don Hermes. Sì, ecco, magari comincio da quest'ultima parte, per dire che certo si possono verificare, anche proprio aspetti che per noi non sono, come dire, non possono suscitare naturalmente troppo la nostra approvazione. Teniamo presente che nelle società dell'Oriente, soprattutto alcune, la figura del monaco, come dicevo prima, è oggetto di un vero e proprio culto, si potrebbe dire, ecco, cioè gode di un prestigio assolutamente difficile da capire qui in Occidente. E quindi certo questo pericolo c'è, ecco, e non c'è dubbio, e può esserci anche forse a maggior ragione nel caso delle vocazioni adulte. Tengo però a dire che bisogna sapere che esiste non solo una crisi delle vocazioni in Occidente, ma esiste anche in Oriente. Per capirci, nello Sri Lanka sta diminuendo molto rapidamente il numero dei monaci adulti, in una fascia relativamente giovane, ecco, e mentre sono molto più frequenti i monaci anziani oppure i monaci bambini, ecco, e questo vuol dire che, quantomeno che la pressione dei modi di vita e dei sistemi valoriali che in ogni caso l'Occidente ha diffuso nel mondo, i processi di secolarizzazione, adesso non entriamo nel merito, stanno scavando profondamente in tutti i contesti religiosi. Comunque, venendo alla domanda sulla vocazione, sulla chiamata, è una domanda veramente grande a cui non è facile rispondere, una domanda che è inevitabile porsi dall'esterno, ecco, cosa prova chi sente questa chiamata, comunque sia caratterizzata dal punto di vista dell'identità religiosa. Sicuramente, posso dire anche per esperienza personale, si manifesta in modi che possono essere vari, ma che sono sicuramente inconfondibili. Ecco, sono l'attrazione profonda e inequivocabile per parole, oggetti, atmosfere, situazioni. Ecco, un'attrazione che non può non essere spiegabile con ragioni sociologiche o psicologiche. In Oriente si parla di karma, verrebbe da dire che se il karma non esiste, ben inventato, ecco, perché sicuramente affiora qualche cosa di molto profondo, ecco. Qualche cosa di molto profondo che poi traccia un solco entro cui poi bisogna lavorare attraverso la vita, attraverso l'esperienza, attraverso tutto il percorso di formazione, ecco. E qui certo vengo un momento alla questione che era stata posta all'inizio e che è molto importante nel libro, e certo
C'è un grande problema di formazione, c'è un problema che storicamente tutte le tradizioni hanno affrontato a loro modo, e solo che la società in cui noi viviamo è molto diversa da tutte le società precedenti. Ecco. Dal punto di vista del Dharma, particolarmente del Dharma in Occidente, beh, potrei dire che manca ancora un percorso formativo davvero adatto per le vocazioni occidentali. Qui bisogna tenere presente che il Dharma, dovunque sia andato, non ha mai voluto sostituire, ma si è integrato profondamente con il precedente substrato culturale e spirituale. Così è avvenuto in India, Giappone, in Tibet, in Corea, insomma ovunque, in Indocina ovviamente. E perché non dovrebbe venire in Occidente? Solo che anche l'Occidente ha certe radici che sono profondamente diverse da quelle delle aree che ho nominato. Le radici dell'Occidente, io lo dico sempre, sono nella filosofia greca e nella tradizione ebraico-cristiana. E qui deve avvenire una grande integrazione, una grande profonda integrazione che metta a capo a percorsi formativi davvero adatti. Concludo con una affermazione che riprendo quello che ha detto poco fa Monsignor Anfossi, perché credo che anche se non lo si pensa tanto in termini buddisti, ma lo si pensa in termini cristiani, no? Quello di mettersi al servizio, ecco, degli altri. Ecco. E beh, io credo che debba essere inteso profondamente anche in senso buddista. Ecco. Cioè, si deve intendere che l'insegnamento spirituale è un dono attraverso cui si può portare qualche cosa di molto importante per la vita di ciascuno, insomma si può contribuire a mettere in atto quella grande trasformazione che penso sia la meta di tutti e che ciascuna tradizione ha rappresentato e rappresenta a suo modo. E concludo con qualcosa, la vocazione, la chiamata è qualcosa di profondo e inspiegabile, come può essere l'amore, ecco, perché ci si innamora, come si può spiegare. E così anche, così io credo che il compito, tra gli altri, il compito del mondo debba essere un gesto d'amore, debba essere quel mettersi al servizio che è soprattutto sottolineato in ambito e nel linguaggio cristiano, ma che, da cui forse altre tradizioni devono imparare e che ancor di più devono trovare nel nucleo originario del loro essere. Grazie Bhante. Abbiamo detto prima, Hermis, che hai avuto appunto questa esperienza di insegnamento nei seminari delle vocazioni adulte. Quindi sull'importanza della formazione hai sicuramente qualcosa da dirci, e qui io mi vorrei ricollegare alla domanda che Giuseppe aveva posto prima al professor Bersani. Tu sicuramente avrai avuto con i seminaristi anche un rapporto diretto, quindi avrai sicuramente qualche esperienza da condividere con noi in merito tanto alla formazione quanto alla vocazione, e ti chiedo se hai anche qualche aneddoto da condividere insieme a noi. Un aneddoto che racconto sempre volentieri, quantunque sia un aneddoto che affronta un aspetto molto superficiale della questione delle vocazioni adulte, cioè ha toccato me personalmente, si riferisce a quando io ero studente all'Università di Torino, stavo per ricevere la laurea
in lingua e letteratura tedesca, e il professore che mi doveva convalidare l'ingresso all'esame in inglese mi fece notare che io arrivavo sempre in ritardo al pomeriggio alla sua lezione sui sonetti di Shakespeare, peraltro bellissima lezione, e professor Melchiorre. E si dava il caso però che io ero allora insegnante alle vocazioni adulte, le quali avevano una turnazione di lezioni che mi facevano arrivare puntualmente, come si suol dire, in ritardo, alle 2:20 del pomeriggio, quindi 20 minuti dopo. Il professore aveva il diritto di non firmarti l'accesso all'esame, oppure lui, Melchiorri, firmava con colori diversi a seconda di ciò che voleva sottolineare in chi pure aveva visto presente, ma gli pareva che non fosse completamente secondo i suoi dettami. Sta di fatto che allora lui mi dice: professore, lei no, mi dice, allora ero vestito ancora con tutta la tonaca, con i bottoni, si riconosceva benissimo che ero prete. Dice: mi scusi, reverendo, lei, mi dice Melchiorre, lei arriva sempre in ritardo. Dico: sì, dico, perché io devo fare anche scuola, e faccio scuola, ecco, così si dicevano allora, faccio scuola alle vocazioni tardive. Lui mi guarda esterrefatto e mi fa: ma pigliate pure quelle. Dopodiché io, appena tornai al seminario, feci questa piccola operazione chirurgica, cambiare le tardive in adulte. Allora io però devo dire, per la precisione della cronaca, che ero professore delle vocazioni adulte, anzi il primo grande gruppo di vocazioni adulte, che erano coloro i quali giungevano attorno ai 20 anni, che improvvisamente erano comparsi all'orizzonte del seminario senza alcuna predisposizione di corsi o preparatori o propedeutici, che dir si voglia, in diocesi. Ma si dava il caso nel 62 esattamente che si affacciarono al seminario chiedendo di entrare una 20ina di giovani. Questi 20 giovani erano di provenienza la più disparata, come titoli di studio o non titoli di studio, e di qui cominciò all'interno della formazione delle vocazioni adulte una, diciamo così, una fase molto delicata, che in prima battuta pareva essere come cercare di venire incontro ai limiti della loro preparazione: non hanno fatto latino, come recuperiamo, e poi figuriamoci altre caratteristiche di quello che nel seminario allora era il liceo, che era un liceo classico. Ma in seconda battuta poneva la questione che diventerà rilevantissima in seguito, cioè: quale cultura è fondamentale nella formazione del prete? Quella che si era consolidata dopo il Concilio di Trento, con risultati anche spettacolari, perché la formazione, quando riusciva nei seminari, era ad alto livello. Questo tipo di formazione cosiddetta classica, che tipo di passaggio obbligato dovrà mai essere in futuro? E si apriva allora il discorso, che poi sarà assolutamente epocale, no? Se ci vogliamo adoperare questa parola un po' eccessiva, per il rapporto con le altre culture da quelle europee, che avevano un fondamento non semplicemente per ciò che riguarda la formazione di base, ma la mentalità di fondo con cui si concepiva la formazione di base, che era in qualche modo provocatoria rispetto a quella che si dava per punto di riferimento normativo indiscutibile, cioè come nell'Occidente si erano pensati in tradizione umanistico-filosofica gli studi di preparazione a diventare prete. E oggi ritengo che questo secondo versante, questa seconda battuta del problema, sia incredibilmente non tanto legato alle vocazioni adulte, ma alle vocazioni a livello planetario. Grazie. Allora, ci avviamo verso la conclusione del nostro incontro. Abbiamo avuto molti, molti problemi di connessioni, e me ne scuso, però non dipendono da noi, mannaggia. Però cosa possiamo fare? Così è. Io Giuseppe lo vedo e non lo vedo, e non so se posso fare affidamento su di lui poi dopo. Comunque,
Farei l'ultima domanda a Marco, quindi innanzitutto ancora grazie Hermis. Marco, per non dire troppo del contenuto del testo, ci siamo dedicati oggi ad affrontare le tematiche principali che sono state trattate da Monsignor Anfossi. La scelta di pubblicare un testo così specifico su un tema molto particolare manifesta indubbiamente una certa attenzione della casa editrice al cosiddetto fatto religioso e sicuramente delle sensibilità personali non trascurabili. Tu stesso hai parlato della tua esperienza personale. Ma parlando del testo di oggi, cosa ti ha colpito, anzi cosa ha colpito la casa editrice di quest'opera e perché sceglierne la lettura? Indubbiamente Monsignor Anfossi ha delle qualità assolutamente eccellenti. E suggerisco la lettura perché un tema del genere, che potrebbe essere anche un tema un po' critico, magari da lui visto anche un po' in maniera non tanto, come dicevamo prima, attuale, in realtà come il signor Anfossi spiega che cosa sono le vocazioni adulte e assolutamente l'importanza che dà al ricordo, ma in spunti di riflessione a ciò che oggi sono le vocazioni adulte. È vero che il seminario è chiuso, ma le vocazioni adulte continuano e la Chiesa continua a dare attenzione alle vocazioni adulte. E quindi il sottolineare questi aspetti di queste persone, questi uomini, queste donne che hanno già fatto un percorso di vita importante, quindi che magari hanno delle esperienze, che hanno già un'attività lavorativa e che decidono in qualche modo di cambiare e seguire, come dicevamo prima, quell'innamoramento interno che ogni persona può percepire. Questo è quello che ha spinto la casa editrice a dire: questo è un libro assolutamente da pubblicare, un libro da mettere noto, un libro che deve essere letto. Perché Monsignor Anfossi spiega questo innamoramento, così mi verrebbe da dire, in maniera proprio veramente che ti trasporta e quindi lo leggi veramente in un fiato, lo leggi tutto velocemente. E poi una cosa molto interessante è la pretemorfosi, che vorrei che Monsignor Anfossi magari se può spiegarci, perché qui si vede questo, la copertina. Abbiamo anche una domanda su questo, Marco, quindi... Allora, mi interrompo e così lascio fare la domanda a te. Grazie. No, la domanda in realtà è dal pubblico e la domanda è proprio rivolta a Monsignor Anfossi, pubblico. È l'onnipresente ai nostri eventi Luciano Saroglia, sia in quelli in presenza che quelli online, e la metto qui sotto in maniera tale che tutti noi la possiamo leggere. Cosa significa pretemorfosi e da cosa è nata? E poi chiaramente se Monsignora voglia di spiegarci anche aggiungo io una domanda a questa perché è collegata. Io noto nella copertina che l'operaio parte imbronciato, longilineo, poi finisce il prete che sorride e ha una bella pancia. Quindi a lei la parola, Monsignore. Devo dire che l'autore di questa vignetta è un seminarista. Lui era un uomo che apparteneva a una famiglia che aveva fatto il carbone di legno di generazione in generazione. Lui lavorava come falegname quando venne in seminario, però aveva delle doti artistiche, dipingeva e disegnava, come voi vedete. Lui era toscano. Quando ha fatto questa vignetta, non tutti i suoi compagni l'hanno apprezzata, perché le vocazioni adulte hanno contestato moltissimo la figura del prete loro contemporaneo, il modo di vestire, il modo di parlare, il divertimento, la barzelletta che dove attingeva il prete, le esperienze per l'umorismo. Insomma, le vocazioni adulte erano molto in contestazione e quindi non accettavano di essere trasformate in quel personaggio che compare sul disegno.
Ma l'autore che era un toscano, mentre i piemontesi hanno nello stesso politico, i toscani ne hanno di più, e anche questo fa parte dell'ironia di una interpretazione fatta da una vocazione adulta, perché in realtà non era il prete tradizionale il modello per noi. Loro erano veramente molto, molto critici e quasi tutti dicevano che non avrebbero mai fatto il parroco. La realtà è diversa perché l'hanno fatta tutti. Anche il più critico è stato in America Latina e ha fatto il parroco in modo magnifico. Ma certamente con uno stile personale, uno spirito molto diverso da quello del prete tradizionale. Erano in fondo critici, erano in fondo per un tipo di rapporto che non metteva il prete su uno sgabello più alto rispetto al popolo, e poi con delle scelte notevoli su quello che può essere il modo povero di vivere la vita umana. Quindi questo disegno è un disegno, diciamo così, comico, fatto dopo qualche anno di esperienza da un allievo. Quindi non l'ho ordinato io, è un vecchio dono fatto nei tempi passati al seminario. Grazie, Monsignore. Giuseppe, vuoi aggiungere tu qualcosa? Sì, intanto che mi spiacciono questi problemi di connessione che mi fanno rimpiangere ogni volta gli incontri dal vivo, ma naturalmente il mezzo è comodo. E per dire che questo tipo di incontro, comunque, che sono riuscito ad ascoltare per la grande maggioranza, ci fa dire una volta di più a noi di Fedi Insieme che il percorso intrapreso è quello giusto, perché vogliamo arrivare a comunicare gli elementi fondamentali della spiritualità e la profondità che questo ha nella società quotidiana, il ruolo della spiritualità nella società di tutti i giorni, che appare solo apparentemente, scusate il gioco di parole, un qualche cosa di relegato a fanalino di coda, a margine della società. Invece scopriamo in questi incontri e nella vita di tutti i giorni che invece è tutto, ruota tutto attorno alla vocazione, che può essere quella di chi chi vuole dedicare una vita intera, no, a una sua missione religiosa, ma anche per chi non si vuole dedicare totalmente a una missione religiosa, non può prescindere da una relazione continua e costante con la spiritualità in ogni aspetto della vita anche terrena. E quindi questi incontri hanno semplicemente questo scopo, e volevo rimarcarlo perché ogni volta che facciamo un'iniziativa di questo tipo mi balza all'occhio questo concetto, e credo che assieme dovremo continuare questo percorso espandendo sempre di più la nostra capacità di comunicare. Francesco, io con questo direi, visto che mi erano date le conclusioni, penso di aver concluso, spero degnamente, questo incontro bellissimo. Come hai giustamente detto tu, è riportato qua in schermo, grazie per aver partecipato. Invitiamo naturalmente a seguire le pagine Eventi Spiritual su Facebook, Instagram e YouTube, naturalmente, e anche perché anche questa è divulgazione, è la risorsa che abbiamo a disposizione, ma naturalmente non ci fermeremo qui. Grazie davvero a tutti per aver partecipato, Francesco, Don Ermissegatti, Marco Novara, Claudio Bantedarmapala, professor Luigi Berzano e naturalmente Monsignor Anfossi, autore di questo libro. Un saluto particolare a Luigi. Ciao Luigi. Buonasera a tutti, grazie ancora. Ciao, grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. Buona serata.